Buonasera. Chi frequenta queste lezioni conferenze del martedì pomeriggio che abbiamo chiamato Rossini Omnibus ricorderà che tutte le volte che sono dovuto intervenire per introdurre ho cercato di mettere l'accento sulla varietà di questi incontri. Si fa presto, per così dire, da parte nostra, da parte degli storici della musica, a immaginare una serie di interventi omogenei, paralleli, collegati e così via. Questa volta abbiamo invece voluto fare diversamente, abbiamo chiamato studiosi, artisti, dando loro ogni libertà, anzi auspicando che loro stessi potessero esprimersi liberamente al meglio, anche, ripeto, con ogni autonomia l'uno rispetto all'altro. Se per caso questo mio assunto iniziale ogni tanto è venuto meno, mi dispiace, ma sono certo che oggi l'assunto viene rispettato. Perché, come sapete, l'incontro di oggi prevede una conversazione, un dialogo fra il maestro Michele Mariotti, che abbiamo noi bolognesi ripetutamente applaudito in opere varie, che adesso stiamo applaudendo nel Don Carlos, ma che naturalmente ha svolto e sta svolgendo una carriera ben superiore rispetto alla nostra centralità bolognese, in conversazione con un professore d'orchestra del Comunale, Guido Giannuzzi, che non è stato scelto a caso, è stato scelto perché è cordiale amico del maestro Mariotti, per cui il loro incontro dovrebbe raccontarci, insegnarci varie cose. Scherzando, prima io ho detto: state facendo il Don Carlos, quanti duetti ci sono? C'è il duetto fra il tenore e il baritono, e il basso e il baritono, c'è il duetto fra Filippo e l'inquisitore. Chi di voi due sarà l'inquisitore? Li ho visti impallidire, ovviamente, perché l'inquisitore non è che sia proprio uno stinco di santo, tantomeno ovvio Filippo II. Ma a parte gli scherzi, do volentieri subito loro la parola, ricordando soltanto che quando il Don Carlos salì il palcoscenico dell'Opéra nel 1867, non ebbe un grande successo, ci furono parecchi disguidi, anzi, che vennero assolutamente meno qualche mese dopo, quando l'opera approdò al Comunale di Bologna. Quindi il grande, grandissimo successo di quest'opera, diciamo pure, è molto bolognese. Tanto più che all'epoca fu diretta l'opera da Angelo Mariani. Chi è Angelo Mariani? È un direttore d'orchestra che non ha inventato quest'arte. Ormai sappiamo tutti che anticamente la figura del direttore concertatore non esisteva. Sappiamo che è una figura che è emersa lentamente, per così dire, nel corso dell'Ottocento. Per cui Mariani era nato nel 1821, quando si è messo a lavorare e non poteva immaginare di essere il primo dal punto di vista cronologico, ma fu ben il primo, almeno in Italia, dal punto di vista artistico. Perché risulta che quelli che dirigevano prima di lui dirigevano l'opera. Lui dirigeva l'opera con una personalità, con una carica, con un fuoco assolutamente incredibile. E ci fa piacere oggi poter instaurare questo lungo, lontano legame fra Angelo Mariani, Ravennate, e Michele Mariotti, Pesarese, il quale però oggi ci parla del suo Rossini. Chissà se si possa dire che Rossini è stato il suo primo amore. Forse no, perché? Perché oltre a Rossini, Mariotti ha diretto presto altre cose e credo che non abbia nessuna intenzione effettivamente di abbandonarlo. Questi incontri sono parlati, ma presuppongono anche qualche minuto di visione, di spettacolo. Anche qui io ho sempre raccomandato ai presenti di operare una distinzione fra parte parlata e parte suonata. I cari colleghi che sono venuti le volte scorse non mi hanno mai obbedito, non che io debba essere obbedito, però chiedevo una specie di disciplina che non ha avuto luogo, non ha molta importanza. Oggi credo che la parola sia davvero centrale, con uno stralcio non lungo ma molto significativo della Matilde di Chabran, opera molto molto singolare.
Basti dire, e così finisco veramente, che quando l'opera andò in scena al Teatro Apollo di Roma nel 1821, Rossini era maestro al cembalo. Primo violino era Niccolò Paganini. Ecco, se questo ci può dare l'idea del livello di quelle esecuzioni, ci siamo. Vi ringrazio e passo la parola ai nostri ospiti. Dunque, ringraziamo ovviamente Piero Mioli, cercheremo questa volta di soddisfare le sue esigenze di rispetto delle divisioni. In realtà io personalmente ho proposto al maestro Mariotti, d'ora in poi Michele, perché faccio fatica se non tutte le volte a dire maestro Mariotti, così. Quindi d'ora in poi Michele, ho proposto a Michele di fare un ascolto relativamente breve rispetto a quello che Piero Mioli in genere chiede, proprio perché secondo me credevo di venire incontro anche alle esigenze del pubblico, che fosse magari più interessante sentire dalla sua voce qualche minuto in più di racconto piuttosto che vedere delle parti video che insomma uno alla fin fine può riuscire a trovare bene o male su internet, insomma ci sono tanti mezzi. Quindi diciamo che tendenzialmente vedremo alla fine solamente un concertato dal primo atto della Matilde, che a mio parere è uno dei concertati più belli scritti da Rossini, più divertenti, e fra l'altro abbiamo scelto questo anche perché l'esecuzione, anche se insomma è diretta da lui, è suonata anche da noi, quindi non dovremmo dirlo, ma è veramente meravigliosa e i cantanti sono straordinari, quindi insomma vale veramente la pena di vederla per chi non lo conosce e magari si fuoriesce anche un po' dalle solite opere straordinarie, ma magari anche più viste. Dunque, io qua chiaramente ho il mio ruolo è quello di spalla e quindi inizierei subito a chiedere qualcosa a Michele, partendo da un ricordo di una delle nostre prime chiacchierate quando diventammo amici ancora diversi anni fa, quando lui arrivò a Bologna, quando disse una frase che mi colpì abbastanza e di cui poi personalmente condivido l'assunto, cioè che parlando a proposito del barbiere, che ricordavamo anche prima un insigne critico come Michelangelo Zurletti definiva la più buffa delle opere buffe, e invece Michele dice che questa opera buffa non è, e sentiamo perché. Allora, buon pomeriggio. Parlare di Rossini insomma, non è così semplice come quando. Voce. Non si sente? Sì. Ecco. No, dicevo, parlare di Rossini non è semplice perché parlare di un genio non è mai semplice e si rischia di cadere poi in tanti luoghi comuni. Ora, questo è quello che non dobbiamo fare, che io non devo fare, anche perché purtroppo ho ancora la sensazione che sia un autore poco compreso, poco conosciuto. L'immagine di Rossini è ancora molto, appiattita. Una sorta di stereotipo dell'uomo godereccio, frizzi, lazzi, amante delle donne, amante della buona cucina, eccetera, eccetera. Probabilmente c'è anche questo, però si tende a ignorare la grande profondità dell'uomo, Gioachino Rossini. E ci sono tanti esempi che chiarificano questa che non è una sensazione, ma è una certezza. E Barbiere di Siviglia, sì, io non certo dico che sia un'opera seria, però sono convinto che non sia un'opera buffa. Il Barbiere è un capolavoro perché il materiale musicale è eterogeneo, non c'è un denominatore comune. La prima opera che diressi qui a Bologna, ormai 11 anni fa, fu Italiani in Algeri, che ora, tra 2 settimane, andremo ad eseguire a Parigi, in Champs-Élysées. Ecco, Italiani in Algeri è un'opera buffa. Matilde di Chabran è un'opera buffa.
Rossini nei Péchés de vieillesse, uno dei suoi ultimi lavori, cita 8 sue opere, come dire, le 8 opere che si porterebbe nella tomba, no? Si porterebbe nell'aldilà. E di queste 8 opere solo una è buffa, ed è proprio L'Italiano in Algeri. Le altre sono opere di mezzo carattere e opere serie. Quindi Rossini, compositore di opere buffe, è anche solo, se si fa una percentuale, un conto, un conteggio delle opere che lui ha scritto, è un falso, perché sono più le opere buffe che lui ha scritto. Poi chiaramente altre opere lo hanno reso famoso, però noi dobbiamo ancora combattere contro questo stereotipo che vede un Gioacchino Rossini un autore divertente e basta, ecco. Quindi quando si parlò del Barbiere di Siviglia io dissi esattamente questo: se è un po' la coperta corta, se si considera il Barbiere di Siviglia un'opera buffa, andiamo a scontrarci con la commedia dell'arte. Esempio, i personaggi sono scolpiti così graniticamente che noi ci andiamo a sbattere. Pensate alla celebre Cavatina di Figaro. La melodia la suona l'orchestra, non la canta Figaro. Tra la lero, tra la la, presso il biglietto, bla bla bla. Lui parla, perché niente ci deve distrarre da capire chi è l'homo novus. È il borghese che vuole affermare se stesso. Senza di me non si accasa in Siviglia nessuno, nessuna fanciulla. Quindi lui è l'uomo che vuole imporre il proprio potere, è la nuova borghesia. E Rossini affida all'orchestra la melodia principale, non al cantante. Però non capiamo il finale primo, dove tutti impazziscono, dove tutti sono delle marionette che impazziscono. Quindi per questo dico, è un'opera che come la si prende male, non è un'opera coerente. E la celebre aria della calunnia, no? Che tutti conosciamo, è, noi abbiamo un pretuncolo, la cui frase più famosa è «Vengan danari, al resto son qua io». Lui gli presenta la calunnia, questa sua creazione. Quell'altro non ci capisce nulla, dice vabbè, basta che qualcuno mi dia da vivere e vado avanti lo stesso. Però i due, Don Bartolo e Don Basilio, si stanno accordando per distruggere una persona, e noi che viviamo in mondo del teatro sappiamo quanto il gossip, la diceria possa distruggere veramente una persona, la sua immagine. E quindi così buffo io non vedo, non penso che questa sia una scena così buffa. E poi concludo, il celebre crescendo che gli archi suonano al ponticello, quindi creando questo suono metallico da ferraglia, è la stessa musica che Rossini scelse nell'ultima scena di Otello. Quindi Otello che uccide Desdemona, in quella scena Rossini volle usare esattamente quella musica, e il committente gliela fece cambiare, perché fu uno scandalo. Ma come puoi scrivere una musica buffa in un momento tragico? E la risposta di Rossini fu: quanto siete ignoranti, chi dice che è una musica buffa? La mia musica non ha sesso, non ha una connotazione, la mia musica è astratta. Motivo per cui noi ritroviamo spesso nelle sue autocitazioni, ritroviamo le stesse note, ma non ritroviamo mai lo stesso carattere o lo stesso teatro. E questa è una componente molto affascinante ed essenziale per capire la poetica, appunto, di Gioacchino Rossini. Sì. No, stavo pensando, quando dici la sua musica è astratta, fa venire in mente quindi chiaramente anche un legame rispetto al mondo, alla società, alla cultura in cui viveva, quindi un'epoca illuminista. Poi lui comunque sappiamo, piuttosto conservatore,
nonostante il padre invece fosse un po' un filo rivoluzionario, tant'è che sappiamo benissimo anche i problemi che ebbe poi a Bologna, da cui andò via proprio perché non veniva visto come un personaggio, diciamo, legato alle idee liberali, al progresso. Quindi, diciamo, questo aspetto della musica astratta lo cala effettivamente in un'epoca preromantica, no? E quindi anche questo è un'altra cosa che ti volevo dire, la tua visione di questa sua carriera formidabile, esplosiva all'inizio. Io, guardando due cose oggi, vedevo delle date che fanno impressione, cioè lui fra il 1816 e il 17 scrive Barbiere, Otello, Cenerentola e Gazzaladra in due anni, cioè una roba, oltre poi altre minori, mi pare la Gazzetta o altre, quindi insomma solo però queste quattro che uno vorrebbe aver scritto nel corso di tutta una vita, lui le fa in due anni. Beh, Barbiere in due settimane. Esatto, quindi, insomma, più. Quindi ecco, questo è un altro punto, la tua idea fra le tante che si sono dette del perché lui smette, cioè lui era effettivamente un uomo del passato che rinuncia, ci sono invece motivi personali, come vedi tu questo aspetto? La mia premessa è centrale in questa conversazione, ossia capire chi era Gioachino Rossini. Lui fu una persona onesta intellettualmente verso se stesso in maniera fortissima. Lui arrivò un momento in cui il romanticismo si stava imponendo e lui detestava il romanticismo, lui detestava descrivere la realtà, descrivere la natura il più vicino, il più didascalico, il più coerente possibile con la realtà stessa, ossia filtrare la realtà attraverso la sua poetica, attraverso il suo linguaggio, attraverso il suo filtro personale, era a parere suo molto più forte, molto più affascinante che della realtà stessa scattare una foto. Quindi lui decise di scrivere il Guillaume Tell, che è l'opera è l'opera più romantica, anche se ancora non è romanticismo, ma è l'opera con cui lui vuole dimostrare di essere in grado di seguire questa nuova moda. Fu un successo, perché l'opera fu un capolavoro, e all'apice del successo decise di ritirarsi completamente dalle scene. Quindi è il calciatore che fa l'ultimo rigore decisivo, Coppa del Mondo, e smette di giocare. Smette di giocare a pallone perché... Più di così ci sarebbe stato. È che a lui non piaceva, lui ha deciso di... dato che non poteva lui cambiare il mondo, ha deciso di levarsi di mezzo. Poi arrivò la depressione, ma Rossini non smise di scrivere perché è malato. Rossini smise di scrivere perché fece una scelta dolorosissima, però onesta verso se stesso e verso la sua poetica. Noi due anni fa abbiamo eseguito La Donna del Lago, che ci sono 10 anni fra Donna del Lago e Guillaume Tell, e Donna del Lago è l'opera che forse più si avvicina al Guillaume Tell come presenza della natura, quindi l'elemento panico che a mano prende piede nell'opera. È un'opera molto affascinante, molto difficile, ma molto affascinante, un'opera a cui io personalmente sono molto legato. C'è il famoso terzetto della rabbia, il terzetto della gelosia. Pensate come Verdi avrebbe espresso la rabbia, il dolore. Rigoletto, cortigiani, vilrazza dannata, è un'imprecazione. In Rossini ci sono i due contendenti che illuministicamente si sfidano a duello sparando questi do, queste note acute. Quindi è una composizione contrappuntistica, è una cattedrale belcantistica che lui erge per descrivere un sentimento
di grande violenza. E pensiamo poi come un altro genio, Giuseppe Verdi, poi esprime questi stessi sentimenti. Quindi questo ci fa capire quanto i due mondi fossero troppo lontani, e nonostante questo Rossini fu indispensabile per Giuseppe Verdi. Quindi nonostante questi due linguaggi non si fossero, non avessero mai comunicato tra di loro, possiamo allo stesso tempo dire che uno è la naturale, fu la naturale prosecuzione dell'altro, il naturale sviluppo dell'altro. Visto che hai citato Verdi, mi viene in mente una cosa. Tu vedi una relazione, ovviamente fatte le dovute differenze rispetto a quello che dicevi del Guillaume Tell, col Falstaff di Verdi? Vedi, cioè, questo fatto di fare, appunto, le dovute differenze sono anche chiaramente di età, quindi Verdi era già piuttosto, cioè, decisamente avanti con gli anni quando compone Falstaff, ma questa idea di fare qualcosa di radicalmente diverso da quanto aveva fatto fino ad allora. In Verdi il Falstaff è senz'altro più clamorosa, questo stacco, no? Però insomma vedi uno stesso approccio in questo senso, sì, cioè di dire vi lascio qualcosa, mi state intorno, il mondo, mi state continuando a dire che è cambiato, io sarei di un'altra epoca, allora vi lascio. Sì, sicuramente sì, anche se le sensazioni che mi danno queste due opere sono molto diverse. Sì, no, ma è ovvio. Sì. In Verdi mi arriva, per me Falstaff è un'opera, è forse l'opera che mi commuove di più, ma io amo Verdi in maniera, solo che mi commuove solo il fatto che una persona a 90 anni abbia voglia di parlare dell'amore come un ventenne. Già solo questo mi emoziona. E anche Falstaff è un'opera di solitudine, è un'opera molto malinconica, come lo è Don Pasquale, come lo sono queste opere che passano per essere buffe, ma buffe non sono. Nel Guillaume Tell invece io sento la paura della solitudine. Sento la necessità da parte di un essere umano di decidere di capire di non avere la forza di affrontare quella realtà, e lui decide di affrontarne poi le conseguenze, e le conseguenze sono state, qual è stato il male del secolo, forse tuttora il male del secolo, la depressione, che è un male terribile, no? E Rossini lo sapeva, e lo sapevano anche le donne a suo fianco. Quando lui scrisse la Ti messo l'anello, l'ultima sua opera, lui scrisse questa messa con un organico piccolissimo, proprio cameristico, 4 cantanti, 2 pianoforti, un armonium e 12 coristi. Quindi, e lui alla fine, con grande ironia, ma anche con grande amarezza, scrive una dedica rivolta a Dio. E la cito un po' così a memoria, spero di non sbagliarmi. E lui scrisse, ecco, è finita questa mia piccola messa. Ho scritto, e usa il gioco, e si serve di questo gioco di parole, ho scritto della musica sacra o della sacra musica? In fondo tu lo sai bene, tu Dio, in fondo tu lo sai bene, io sono nato per l'opera buffa, come dire, io purtroppo muoio con questa etichetta, come dire, non ce l'ho fatta a far capire quanto l'opera seria sia stata importante. Un po' di scienza e poco, il gioco è fatto, come per dire, non ci vuole tanto, e lui invece sapeva benissimo, lui si autoprende in giro chiaramente. Sii benedetto Dio e concedimi il paradiso, punto. E queste sono le ultime parole che Rossini scrisse su un pentagramma, perché poi c'è nel manoscritto, no? E ecco, questa insomma penso che la dica lunga su l'umanità di questo uomo. E lui sapeva di avere il mondo contro, ad esempio Beethoven lo detestava, c'era una marca di uva passa che si chiamava Rozinen,
E Beethoven, in una lettera, non mi ricordo a chi, scrisse: qui si sta mangiando troppa uva passa. Come per dire, sto Rossini sta avendo un po' troppo successo. E Beethoven invece stava scrivendo le musiche, le sinfonie, quindi queste musiche a respiro universale. E gli dava fastidio che arrivasse questo uomo da città sconosciuta, Pesaro, che scriveva Figaro qua, Figaro là, le donne, il cibo. Era scomodissimo Rossini. E spesso la gente mi chiede: che differenza c'è fra l'opera buffa e l'opera seria? Nessuna. Ecco, questa è un'altra grandezza di Rossini. Rossini non cambia il modo di scrivere tra il buffo e il serio. Da qui l'astrazione della musica di Rossini, da qui scrivere la stessa musica che per magia sta benissimo in un omicidio e in un'opera meno seria. Ma adesso io ho citato la calunnia del Barbiere perché è una musica che tutti conosciamo, ma ce ne sono tante altre. Lui non ha mai perso quest'ironia, però come tutte le persone divertenti c'è sempre una grande tristezza, una grande nostalgia che fa poi da contraltare. Nell'Otello lui scrisse delle quinte parallele. Ora adesso non voglio scendere troppo nel dettaglio tecnico, ma io sono diplomato in composizione. Quando si studia composizione ci dicevano sempre: questo non si può fare, questo non si può fare, tra cui le quinte parallele, cioè do, sol, re, la, non si possono fare. Non vi sto a spiegare perché è troppo lungo. Lui nell'Otello fa una serie di quinte parallele una dietro l'altra e poi c'è un asterisco, rimanda a fine pagina dove scrive: queste quinte sono per gli signori coglioni. Con la J, come dire, questi cattedratici, appunto, coglioni, come dire, non si può fare, ma io la faccio, ecco, no? Per dire. E poi voglio spiegare che poi l'atto terzo di Bohème si apre con tutte queste quinte parallele che danno questo senso di vuoto, di gelo. E infatti l'atto terzo di Bohème è per eccellenza l'atto non della neve o del freddo, è l'atto del freddo dei rapporti umani, cioè l'atto dell'incomunicabilità in cui tutti i personaggi di Bohème, nessuno comunica con chi dovrebbe, nessuno dice a chi dovrebbe quello che dovrebbe dire, no? Ecco. Quindi per dire, questo era Rossini. E mi fai venire in mente anche, sempre parlando della Petite Messe, che cos'era, 10 giorni fa abbiamo suonato qua, abbiamo questa bellissima emozione veramente credo per tutti quelli che hanno partecipato di suonare lo Stabat Mater in questa sala, insomma è veramente una specie di emozione al quadrato straordinaria. E quindi lo Stabat Mater, la Petite Messe solennelle, il rapporto col sacro di Rossini rispetto anche ad altri autori, cioè io trovo che gli autori italiani come Rossini e Verdi, sostanzialmente il repertorio che si fa di più, quindi la Petite Messe, il Requiem di Verdi, eccetera, non riescano a scrivere musica sacra senza pensare al teatro, no? Come vedi tu questo rapporto, questa teatralità? Beh, Verdi è proprio l'apoteosi, sembra in CinemaScope proprio, però anche Rossini comunque è sempre molto teatrale, no? Ogni tanto si vedono dei tendaggi che si aprono prima di un duetto, prima di un'aria. Cioè, secondo te nel sacro riesce a essere un po' più, diciamo, empatico con ciò che sta scrivendo, ovvero o resta sempre un passo indietro con questa sua visione? Che per quanto chiaramente emozionante, eccetera, però testimonia di una scienza, come Io dice. penso alla seconda, lui c'è sempre un distacco, ossia Verdi dà un giudizio, Rossini non giudica mai i propri personaggi, lascia a noi il giudizio, lui si ferma sempre un passo avanti. Bisognerebbe capire cosa intendeva Rossini per religione. Ora io non lo so,
Non me l'ha detto neanche Zedda che cosa intendeva Rossini per religione. Non si può dare una risposta. Mi piace pensare che Rossini fosse una persona enormemente religiosa. Basta intenderci su cosa vuol dire religioso. Non certo una persona che ostentava il proprio essere religioso, non certo una persona che andava a messa, che faceva l'elemosina, questo no. Però di sicuro Rossini, come Verdi, come Schubert, per citare i primi che mi vengono in mente, tutti e tre avevano un forte senso religioso, ma non nutrivano simpatia per la Chiesa. Noi abbiamo fatto qualche anno fa l'ultima messa di Schubert. Io sono un grande Schubertiano, grande nel senso che lo amo tantissimo. E nell'ultima messa, se noi leggiamo il testo, lui omette tutte le parti che parlano della Chiesa, sceglie solo le parti che parlano degli uomini, delle persone, quindi niente Chiesa. Se noi ascoltiamo la musica dello Stabat Mater, sentiamo un senso di morte e un senso di vita, perché l'una è indissolubile dall'altra. La musica a tratti è anche piena di grande sensualità e quindi di grande amore. E quando io studio, mi è capitato di dirigere Bruckner, ecco, la religiosità della musica di Bruckner, uomo di chiesa, Dvorak. Dvorak fu un enorme uomo di chiesa, perché nonostante le tragedie lui perse tutti e tre i figli e queste tragedie rafforzarono il suo amore per la Chiesa invece che allontanarlo. Quindi lui ha dato dimostrazione di grande amore per la religione, ma per me religione è dimostrazione di grande amore. Per me questo è religione. Quindi una musica dove si sente, dove è chiara l'amore per, ad esempio, la natura che ci circonda, è una musica religiosa. Il Guillaume Tell è musica religiosa perché è forte l'amore che l'essere umano ha per le proprie radici. Questo è il Guillaume Tell, non è tanto la violenza, è l'amore per le proprie radici, sono le radici. Cos'altro posso dire? La Sagra della Primavera è una musica fortemente religiosa, perché è una musica che parla di amore verso la propria terra, proprio anche nella concezione più terragna. Esatto, proprio, sì. Esatto. Quindi io penso che questo sia, sì, anche questo sia religione, non solo crocifissi e Madonna, ecco. Questo perlomeno è quello che... Sì, a me viene sempre in mente la battuta, che siccome è spendibilissima in ogni circostanza, di Cioran su Bach, quando disse: se c'è qualcuno che deve tutto a Bach è Dio, perché praticamente quando si sente un certo tipo di musica, diciamo, anche chi non è religioso in senso proprio, chi non è cattolico o protestante o qualunque religione rivelata, diciamo, senz'altro viene punto da un qualcosa di spirituale che tocca, e quindi credo che la musica in questo senso molto spesso anche parla in una maniera molto più immediata e molto più profonda di quanto possano parlare anche, diciamo, opere d'arte di altri ambiti, quindi visivo, proprio per questa sua componente immateriale che in ognuno di noi parla in maniera specifica, un po' come se fosse sempre rivolta direttamente a noi. Tu prima hai citato Zedda e ovviamente mi piace ricordarlo in questa circostanza per tutti noi. Chiaramente tu l'hai conosciuto in maniera molto più approfondita di quanto, ma insomma lui è stato un amico della nostra orchestra, spesso ci è capitato un po' a tutti noi di parlare, di avere le sue pillole di saggezza prosaica, anche molto spesso felicemente prosaica, e ti volevo chiedere qualcosa del tuo rapporto con lui, e ti volevo chiedere anche un'altra cosa, cioè quanto nella crescita
di un musicista conti l'imprinting e come e se ci si riesce a distogliere. Cioè, faccio un piccolo aneddoto personale che insomma francamente trovo divertente. Io quando ero piuttosto piccolo, nella metà degli anni 70, da mio nonno in montagna, lui aveva dei dischi, lui era appassionato soprattutto di sinfonica, però aveva qualche disco anche di lirica, fra cui questo Barbieri di Siviglia che io ascoltavo ossessivamente, ed era una edizione dei Fratelli Fabbri, credo, queste cose molto popolari, e mi ricordo sempre era l'opera di Bochum, che è una cittadina in Germania, quindi non proprio un'edizione eccelsa. E per me, per anni, la calunnia era come un colpo di canone, e ogni volta, perché i cantanti erano tutti tedeschi, e ogni volta che poi dopo sentivo anche i cantanti bravi che cantavano come un colpo di cannone, era sbagliato. Oppure nel duetto fra Rosina, il biglietto, cioè cavesto, cavello, e per me era giusto così. Allora mi ci è voluto un po' per capire che, no? Perché per me l'imprinting era quella roba lì, quindi si cantava in quella maniera. Come e in che modo, rispetto al tuo imprinting, che immagino fosse quello ovviamente del Festival Rossini, di Zedda, eccetera, come ti è entrato dentro questo rapporto, e come e se te ne sei affrancato in qualche maniera? Affrancato non vuol dire chiaramente rinnegare, né, vuol dire farlo proprio, certo. Rielaborarlo in una maniera originale. È difficile come domanda questa. No. Da pesarese, la mia grande fortuna fu avere la possibilità da bambino. Sì, non dovevi sentire l'orchestra di Bochum, insomma. Io mi divertivo, io non andavo in spiaggia, io giocavo a pallone, io giocavo a basket 10 mesi all'anno, e per 2 mesi all'anno volevo fare il direttore d'orchestra, quindi quei 2 mesi lì io andavo sempre a teatro, proprio mi ricordo, voce, faccio il direttore apposta, voce, andavo a teatro, per me l'estate era il teatro, quindi io ho avuto una grande fortuna, perché sono cresciuto in un ambito culturale di cui tuttora, come posso dire, io sono quel bambino di 8 anni che andava tutte le estati a teatro, io sono diventato quello che sono grazie a quella fortuna. Io sono stato molto fortunato, devo dire, per questo. Sono stato fortunato per il fatto che io sono arrivato qui a Bologna in un momento storico del teatro particolare. Quindi io ho avuto tante fortune. Poi chiaramente te le giochi, poi dopo, come dire, poi sul podio ci vai te a affrontare l'orchestra, il coro e tutti, e ci metti poi tu la faccia. Quindi insomma, poi vieni giudicato per come fai il tuo lavoro. Però quegli anni pesaresi per me, diciamo gli anni della mia infanzia, sono stati tutto. Io evidentemente ero una spugna che assorbiva tutto, e io ho avuto la possibilità di vedere da vicino tanti grandi direttori d'orchestra. E io quando arrivai qui, appunto 11 anni fa, io conoscevo tutti i professori d'orchestra, alcuni anche loro, perché vedevano sto bambino sempre un po' tra i piedi, che ero io, però io li conoscevo tutti. E quindi il più grande insegnamento che ho avuto, che poi per me si è sempre concretizzato e impersonificato in Alberto Zedda, nel maestro Zedda, che insomma per chi non lo conosce fu un grande musicologo, persona di grande cultura, direttore d'orchestra, a cui si diede quella grande rivoluzione di cui ancora oggi usufruiamo, di cui ancora possiamo godere, di quella rivoluzione che lui appunto creò, che lui fece, che è la Rossini Renaissance. Claudio Abbado ebbe a sua volta la grande intuizione di affidarsi ad Alberto Zedda, e da lì tutto il mondo conobbe un altro Rossini, meno volgare, molto più trasparente, molto più elegante, eccetera, eccetera. Cosa mi ha dato Alberto Zedda? Mi ha dato
il senso della modernità della musica, ecco questo. Il cercare di rinnovarsi sempre, non dare nulla per scontato, non lasciare mai andare le cose così come sono, non abituarsi e non accontentarsi della superficialità delle cose. Ecco, questo è il grande insegnamento che mi diede Zedda. Io mi ricordo una sera lo incontrai e io dovevo andare a cena con dei miei amici. Rimasi un pomeriggio da lui e sono tornato a casa, che a me e ai miei amici gli dissi una bugia, insomma, sono rimasto a casa a studiare perché mi aveva iniettato una voglia di studiare. A me piace molto studiare, io studio sempre. Io quando vado in vacanza 3 giorni senza far niente, torno a casa, impazzisco, io ho bisogno perché poi mi piace. Quindi comunque ogni giorno mi piace stare qualche ora a trovare qualcosa, a leggere, perché per me è come leggere, ecco, studiare una partitura è come leggere un libro. Quindi questo per me è stato il grande insegnamento. E che non vuol dire essere ogni volta diversi, che non vuol dire ogni volta cambiare qualcosa per cambiare, no, questo anzi, noi non dobbiamo mai mettere noi stessi davanti alla musica, ma noi dobbiamo sempre essere al servizio, farci guidare dalla musica. Quindi l'autoreferenzialità, si dice? Sì. Referenzialismo? Autoreferenzialità è molto pericolosa, perché poi quello che arriva è l'artificio di una scelta musicale, e nella musica si può fare tutto il contrario di tutto, noi possiamo dare una giustificazione a tutto, però si capisce subito se è se la nostra scelta viene dalla nostra testa, dalla nostra pancia, o solo per un piacere di far parlare di noi, ecco. Quindi questi, devo dire, sono stati i grandi insegnamenti. Come io sono, come sapete, legatissimo a Bologna, a questo teatro, io sarò sempre bolognese, e io ho avuto tanti insegnamenti da questa mia esperienza bolognese, mi ha fatto maturare tanto, al di là degli affetti, ma anche solo artisticamente. Ad esempio, io mi ricordo una volta Guido mi disse, lui sempre mi ha detto tante cose, e mi ricordo che erano sempre cose giuste. Quindi noi dobbiamo capire che siamo una persona contro, tra virgolette, un gruppo. Noi siamo vivisezionati, siamo scannerizzati, siamo giudicati, e questo fa parte del nostro lavoro. Non essere, piacere a tutti è impossibile, però io ho avuto sempre dei consigli da parte di persone che comunque hanno speso del loro tempo per darmene, e quindi questo per me è stato molto bello, molto gratificante, ma soprattutto mi è stato di grande aiuto, no? Quindi tutto questo che vi ho detto, finendo con Bologna e partendo da Pesaro e Zedda, ha creato il mio essere studioso, il mio essere musicista, e io posso dire senz'altro che non posso prescindere da tutti quegli insegnamenti, perché veramente mi hanno dato una formazione culturalmente, ecco, molto solida. Perché poi un direttore d'orchestra, uno pensa che è lì dal tempo, muove le mani, ma è un po' la punta dell'iceberg. Il livello culturale del direttore d'orchestra è imprescindibile, così come la creazione del suono. I tempi saranno sempre troppo veloci o troppo lenti, no? E noi siamo i primi che poi li cambiamo, ma la creazione del suono, quello è il plasmare, ecco, questo è l'elemento, secondo me, identificativo del ruolo del direttore d'orchestra. E Zedda mi ha insegnato questo, e poi loro, come professore d'orchestra, a loro volta hanno
goduto del fare musica con un vecchietto che era sempre di una voglia, di una modernità, di uno spirito esplorativo, sempre pronto al rinnovamento. Io mi ricordo una delle ultime opere che facemmo insieme, che era il Tancredi, credo, che l'avevamo suonato almeno tre volte con lui. E ogni tanto quindi avevamo queste parti che, per quanto fossero edizioni critiche, eccetera, in realtà erano piene di segni, perché questo piano, perché poi si cambiava idea anche, no? Anche le partiture, diciamo, le partiture critiche in realtà poi hanno degli assestamenti determinati dalla prassi. E mi ricordo più di una volta lui, che era sempre entusiasta, veramente come un ragazzino, poi era una persona molto, molto minuta, e quindi con questa energia proprio che traboccava dal suo fisico minuto, e un paio di volte magari era un po' vecchio stile, urlava, no? Allora faceva "porte", e dice "ma maestro, ma qua c'è scritto piano". "Ma no, cambia", dice, "ma l'aveva detto lei, sbagliato". Ecco, nel giro di 3-4 anni non è che diceva "no, ma lì è sbagliato, basta, andiamo avanti". Quindi era veramente un personaggio. Un'ultima domanda ti vorrei fare proprio riguardo a questa cosa di Zedda. Più di una volta mi ricordo ci siamo trovati a parlarne anche con lui su questo fatto della... chiaramente lui grande musicologo, quindi le edizioni critiche, eccetera, così. E però a Pesaro diede grande impulso anche alla concezione invece di grande modernità delle messe in scena, no? Allora mi ricordo che qualche volta ne parlavamo e gli si chiedeva: "Ma maestro, come mai questo contrasto, se vuoi, fra, nonostante poi a Pesaro non si suonasse con gli strumenti originali, con una prassi esecutiva particolarmente legata, no, al tempo, insomma, come altri complessi, chiaramente noi siamo un'orchestra moderna, nel senso che suoniamo con strumenti moderni, con un'estetica più moderna, e però insomma chiaramente su una partitura che veniva depurata di tutte le cose che nel corso degli anni si incistavano in qualche maniera sulla partitura originale, e lui invece era dell'idea che la modernità e l'attualità di un'opera stava molto in una rappresentazione che fosse moderna in qualche modo, o perlomeno senza tempo. Quindi era molto raro a Pesaro vedere una regia, diciamo, descrittiva, eccetera. Ecco, invece voglio sapere cosa ne pensi, cioè non pensi, io non amo le domande provocatorie perché in genere sono domande stupide, quindi diciamo, non dico che è una domanda provocatoria, però quasi, cioè non pensi che potrebbe essere anche il momento di una ripresa filologica dal punto di vista registico? Cioè, non pensi che potrebbe essere interessante vedere, riuscire a ritrovare appunti, cronache, eccetera, di alcune opere ottocentesche, eccetera, e vedere come risultano adesso, così come giustamente, magari è una cosa che si fa molto più nella musica sinfonica, cioè non so, la quinta di Beethoven, che adesso siamo abituati, magari si scopre che era fatta con 6 violini primi, 4 secondi, per cui sentire il suono è diverso, eccetera. Ecco, come mai questa cosa non prende piede sul piano, e quindi c'è questa anzi divaricazione sempre maggiore fra il tentare di riportare la musica alla lettera originale e invece la parte scenica e registica che richiede quasi una necessità, quasi proprio una necessità di originalità a tutti i costi. E come non può essere originale invece a questo punto riprendere qualcosa di originario? Allora, io sono sempre stato contrario al dibattito regia tradizionale o regia moderna. Sono stato sempre contrario per il semplice fatto che non credo né all'una né all'altra, ossia abbiamo visto delle regie tradizionali bellissime e regie tradizionali orrende, e lo stesso dicasi per le regie moderne. Il problema è che bisogna capire che cos'è una regia. Noi spesso cataloghiamo per spettacolo moderno, per regia moderna, un set moderno, una scenografia moderna, un cilindro buttato lì, metafisico, le metafore, capire, sì, un cilindro. E la regia è le solite cose che vediamo da 60 anni a questa parte. Quindi allora che cos'è moderno? È una scena, ma non la regia. Ora, io penso che c'è una grande ignoranza in fatto di regia.
bisogna, ma non tanto da parte dei registi, da parte di chi deve creare un progetto artistico, deve pensare un progetto artistico. C'è poco coraggio e poca conoscenza. Una Matilde di Chebran, ad esempio, qui dietro, e dopo l'ascolteremo qualche minuto, quindi colgo l'occasione, un minuto per dirvi brevemente la storia. Allora, Corradino, il protagonista maschile, Corradino Cuor di Ferro, è un uomo che odia le donne, che detesta le donne, che ha paura delle donne e vive in un castello isolato dal mondo, perché nel mondo ci sono le donne, quindi lui non deve avere contatto con le donne. Arriva Matilde di Chabran, questa donna forte, coraggiosa, che ha il coraggio di provocarlo e di sfidarlo. Lui impazzisce, perché chi è questa che ha il coraggio? Basta, uccidiamola, poi se ne innamora. E il concertato che sentirete, il quintetto, è il quintetto in cui Corradino, per la prima volta, sente qualcosa che non conosce, cioè, in parole povere, capisce che si sta innamorando ed è felice. E terrorizzato allo stesso tempo perché non può cedere, non può crollare il Corradino Cuor di Ferro. Ecco, quello è quello che poi dopo si ascolterà. Regia, come vedete, adesso dopo lo vedrete, abiti tradizionali, regia tradizionale. In realtà è una regia modernissima perché è una regia che è costruita sul senso della musica. La scena è semplicemente, è un'enorme scala chiocciola. E basta. E Corradino sale e scende da questa scala. Quindi si presuppone che il castello di Corradino, cioè il suo mondo, è su, ma noi non lo vediamo, lo immaginiamo. Solo che non possiamo vedere, non possiamo toccarlo, non possiamo andarci, non possiamo capire che cosa sia. Quindi è una regia perfettamente funzionale alla musica e quindi una regia molto moderna. Molto moderna. Ecco, questo per me è modernità. Rigoletto, lo conosciamo tutti. A me non interessa se Rigoletto si faccia o no a Mantova, se ci sia o no il fiume, se sia con i costumi della. Non mi interessa. Ma quello che mi interessa è che il senso della musica venga colto e messo sulla scena. Preludio atto terzo. Tirori, rori, rori. È questa musica cupa, tetra, liquida. E chi di voi magari è capitato di passeggiare in una località o vicino al mare o vicino a un fiume, tardo autunno, quando c'è quell'umidità che ti entra nelle ossa, che ti entra nel corpo e tu torni a casa e non ti senti bene, magari non so, prendi qualcosa, un'aspirina, so, senti che ti stai ammalando, senti che qualcosa è penetrata nel tuo corpo. Ecco, questo è il senso di quella musica lì. E io quando discuto con un regista, ovviamente io non chiudo mai le porte, però l'unica cosa che chiedo è capiamo il senso della musica e per capirlo non dobbiamo essere musicisti, se no nessuno di noi o pochissimi di noi andrebbe più in un museo. In un museo noi ci andiamo, chi di noi ha un diploma di pittura, scultura, però non ci sono precluse le porte di un museo. E lo stesso dicasi per la musica. Quindi Zedda, il grande, e questo me l'ha insegnato la composizione, lo studio della composizione. Quando si arriva all'ultimo triennio, per me fu un disastro. Io sono diplomato, ho sempre voluto fare direttore d'orchestra, non penso di aver avuto un gran talento per la composizione, anche se l'ho amata. Io ero terrorizzato perché potevo fare tutto quello che volevo. Composizione libera, foglio bianco. E ho capito che per poter fare qualcosa ti dovevi imporre dei paletti, degli obblighi. Quindi da lì il grande insegnamento è che la nostra fantasia può esplodere solo all'interno di una gabbia. O meglio, più siamo intrappolati, più possiamo essere fantasiosi. Viceversa, se puoi fare tutto quello che vuoi, rischi di perderti o di fare poco, non so, però
perlomeno questo è quello che sentivo io. Quindi l'attenzione, la cura, il rispetto filologico di una partitura ti dava in realtà una grande varietà di opzioni, perché quello che era importante, e di questo io ne ho parlato tanto con Zedda, è capire il senso teatrale. Poi il forte, il piano e il mezzoforte sono secondari, non sono più primari, ma è il senso teatrale della musica che noi interpreti dobbiamo cogliere. E lo stesso dicasi per i registi. Adesso ho citato Matilde Chabran, prima abbiamo parlato ad esempio del Guillaume Tell. Vic mi disse: io non chiedermi colline, prati, questo c'è nella musica. Io voglio costruire una cosa complementare. Ed è una scelta legittima e molto forte. Donna del Lago, che abbiamo fatto un anno fa, Micheletto, regista, io gli dissi: non costruire quest'opera sul libretto, perché se segui il libretto non capisci la musica, perché la musica ti racconta un'altra storia rispetto al libretto. Devi capire una cosa, che in quest'opera i rapporti sono sfuggenti, tu non li puoi cogliere, è un'opera liquida. Il lago non vuol dire che parliamo di una storia che avviene in una località lacustre, ma queste persone il lago ce l'hanno dentro. Questo universo liquido, inafferrabile, ce l'hanno dentro e ne sono espressione. E infatti, se l'avete visto, la scena era come in un Titanic arenato nel fondo degli abissi. E decenni prima Ronconi fece una stessa Donna del Lago dentro il lago. Tutti erano creature marine. Quindi entrambi avevano colto il senso del lago, come il Palazzo Ducale d'Urbino. Il Palazzo Ducale d'Urbino non doveva essere una città che poi aveva un palazzo, no, doveva essere un palazzo al cui interno doveva vivere la città. E lo stesso vale per Donna del Lago, e questo è quello che io dissi al regista. Quindi Donna del Lago è una regia moderna, anche se in scena non vediamo, non siamo sulla luna, no. Ecco, questo per me è la modernità di un progetto registico, di una visione registica, in questo è. E io è quello che sempre chiedo a un regista. Sì, diciamo, sì, io sono molto d'accordo, è l'unico pezzo che a volte mi manca, anche se poi io chiaramente dalla buca non vedo mai niente, quindi non so... è la recitazione, cioè molto spesso si arriva fino a un certo punto, poi vi ricordo una infelicissima Traviata ambientata in piscina con il tenore con la maglietta e poi recitavano come Francesca Bertini attaccata alle tende, sì, allora a quel punto casca tutto, cioè o fai un lavoro e su quello secondo me insuperabile Bob Wilson, però guarda caso, ma lì si entra in un altro discorso ancora, Bob Wilson chiede di fare il doppio delle prove che fanno gli altri, perché è chiaro che coi tempi di produzione attuale, se poi tu vedi cantanti 10 giorni o 15 giorni che l'hanno fatta già 20 volte così, e quelli hanno i movimenti bene o male, ora detta in maniera un po' grossolana, però hanno i movimenti già preconfezionati, non riesci a fare, no, un lavoro, per cui immagini uno spettacolo in una certa maniera, la scenografia la costruisci in una certa maniera, i costumi, e poi caschi sulla recitazione che è vecchia. Quindi a quel punto tutta la modernità della scena o delle scelte registiche eccetera va un po' a farsi benedire. Allora io direi che, Piero, siamo perfettamente in orario, vi farei vedere questi 6-7 minuti di questo concertato straordinario, chiedo gentilmente di abbassare la luce e niente, buon divertimento. Può alzare il volume?
massimo la... Allora scusate, dobbiamo ripartire dall'inizio. Allora, praticamente loro due sono appunto Corradino e Matilde, dice Abraham. Quindi Corradino si innamora con suo grande stupore di questa donna che lo affronta. Vedrete altri tre personaggi e vedrete un'altra donna che è la contessa. Contessa? Sì, che è a sua volta innamorata di Corradino, ma non ha speranza, e ovviamente terribilmente gelosa di Matilde. E gli altri due personaggi sono un poeta e il dottore, che è quello che prende, a cui si rivolge Corradino. Io no, sto impazzendo, dimmi che cos'ho, e lui gli risponde: ti stai innamorando di una donna. E vedete anche, concludo, chi di voi ha visto Schindler's List, il film? Insomma, se vi ricordate, c'era in tutto questo bianco e nero di morte, c'era la bambina col cappottino rosso. Ora, non che Matilde sia la bambina col cappottino rosso, però anche questo è regia. Vedete, questa donna è come un alieno per questo povero Corradino, e già anche solo un abito, ecco, anche questo è regia, come nel famoso Simon Boccanegra di Strehler, il significato della vela, di questo uomo di potere a cui il potere non interessava per nulla. Lui era un corsaro, lui voleva vivere il mare e nel mare morirci. Oppure come il Macbeth, famoso sempre della Scala, quando Lady e Macbeth si affrontano, ormai quasi nemici, e avevano questi mantelli lunghissimi, loro quasi non si guardavano, ma i mantelli, essendo così lunghi, si intrecciavano. Ecco, questa è regia moderna, e ancora oggi, 50 anni dopo, ne stiamo parlando, no? Casse. Mi sento come un mantice nel sangue, 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 nel
sotto sopra il cerebro cosa pensar non sarò. Pensare, pensare, cosa pensar non so. Pensare, pensare. Famoso diminuendo rossiniano questo. No, e le casse, non funzionano le casse. Vorrei io dire una cosa adesso riguardo al maestro Mariotti, in questo caso al maestro Mariotti, perché come avete forse visto in qualche momento, se non vi siete distratti dalla bellezza di tutto lo spettacolo, il modo in cui lui dirigeva questo concertato così frenetico, così veloce, così ritmico,
avrete visto che lui faceva degli ampi gesti, in realtà quasi spalmando qualcosa nell'aria, che era la musica, spalmava la musica. Quindi, diciamo, questo credo che sia uno dei grandi pregi del modo di dirigere del maestro Mariotti, che bada sempre a dirigere la musica, e se si fa un ragionamento in un concertato del genere che dura 7 minuti, anche se sono stati, diciamo, i primi due funestati almeno da questi problemi di casse, ma se si fa questo tipo di musica si può fare solo in questa maniera qua, se no diventa meccanica, diventa fine a se stessa e non c'è un'intenzione, non c'è una prospettiva. Io mi ricordo che questo Matilde de Chabran durava 4 ore e mezzo, una cosa del genere, forse no, un po' meno, però il primo atto penso che sia il più lungo primo atto, perché era quasi 2 ore e un quarto di musica. Ecco, noi si usciva da questo primo atto stanchi, morti per un verso, ma dall'altro sembrava fosse passata mezz'ora, perché era talmente la forza del pensiero musicale, sia di Rossini chiaramente ad averlo scritto, ma anche di chi lo stava interpretando, oltre alla bravura stupefacente di tutti i protagonisti canori, che quest'opera in realtà passava in un lampo, perché non c'era pesantezza, non c'era noia, non c'erano momenti in cui ci si sedeva, come si dice in gergo. E quindi questo credo sia un grande merito degli interpreti di quest'opera, oltre che di Rossini stesso, ovviamente. Prego. Secondo la regia dell'amico Mioli, entro in scena io molto modestamente, anche se io avrei ascoltato ancora altre interviste da parte del maestro Giannizzi, e naturalmente le risposte così puntuali e affascinanti, perché devo dire che noi l'ascoltiamo mentre lei dirige la musica, quindi la interpreta, ce la restituisce, ammiriamo il suo gesto e oggi abbiamo sentito le sue parole, quindi a questo punto lei per noi è tutto tondo, diciamo così. Ecco. No, il mio compito come presidente del comitato per il 150° di Rossini, al quale naturalmente questa serie di conferenze appartiene, poi siamo stati molto contenti che il Teatro Comunale abbia aderito a questo comitato, che non è un comitato celebrativo, è organizzativo e scientifico insieme, ed è fatto soprattutto, diciamo, non di enti ma di istituzioni e di istituti, quindi soprattutto di studiosi, diciamo così, e di persone che si dedicano sostanzialmente, oltre che alla musica, alle arti. Quindi io è con molto piacere che do, come dire, non lo chiamerei omaggio, direi un ricordo al nostro intervistatore e al maestro Mariotti. Il libro non è tanto spesso, mi auguro che sia invece denso di contenuto, riguarda il nostro conservatorio di musica, nel quale è vero che Beethoven non poteva vedere Rossini, però Rossini, quando venne, un pochino di Beethoven glielo mise nel conservatorio, forse era molto aggiornato su quello che succedeva. Ecco. Io devo dire, sono rimasta così molto, molto affascinata da ciò che è stato detto, se posso fare un piccolissimo commento senza portare via molto tempo. Si è parlato di Rossini, intorno al quale a me sono venute tante domande, ma non è qui il caso naturalmente di tirar fuori, ma mi è piaciuto molto perché alla fine si è rifluito anche sugli interpreti di Rossini e sul mestiere non solo del compositore ma del direttore d'orchestra, di colui che esegue, quindi della sua professionalità. Quindi trovo che questo abbia in effetti reso, diciamo così, a 360 gradi tutto. Per cui io la ringrazio, mi permetto di ringraziare anche a nome del pubblico, e perché no, facciamo un'altra puntata, se lei ci sta. Grazie, allora ringraziamo, noi ci prepariamo perché fra 1:40 abbiamo il Don Carlo, quindi dovremo andare. Grazie a tutti per la attenzione. Grazie.